un'occasione di riflessione sul ruolo e sull'importanza del giornalismo in una società complessa e in continua trasformazione, per riflettere sulla rilevanza e la delicatezza di una professione che richiede dedizione e impegno, ma anche coerenza e coraggio. Il contributo di un'informazione libera, indipendente e responsabile non è solo garanzia di crescita culturale e civile, ma costituisce anche una missione al servizio del progresso sociale e della partecipazione democratica. Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, per il Premio Ischia 2007. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai. E scioglie il sangue a rindere. Vedi le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma non ho solo da lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luce uscire da una nuvola, sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Lucio Dalla e l'emozione di questo grande pezzo e di questa grande voce per accendere la magia di questa notte, di questo mare, di questa serata nell'isola d'Ischia, che è diventata ormai da quasi 30 anni direi la casa diciamo estiva, ma comunque la casa del giornalismo italiano. Sono esattamente 28 anni che Ischia a luglio accoglie il premio che fu voluto da Giuseppe Valentino e che negli anni è stato sostenuto con impegno e con tanta volontà dai suoi due figli editori, Elio e Benedetto. Ma andiamo subito a mettere nero su bianco, cominciando con la prima categoria, che sarà quella della carta stampata. E per farlo, ecco, vedo già pronta accanto a me Maria Elena Caporalette, direttore Communication and Public Affairs di Poste Italiane, per leggerci la motivazione e il nome del premiato. Grazie, buonasera. Per la voglia di bruciare le tappe, il coraggio di accettare le sfide, la forza di coinvolgere la gente, Premio Ischia 2007 per l'informazione scritta va a Mario Orfeo. Mario Orfeo, napoletano anche di nascita giornalistica, perché ha cominciato con Napoli Notte, poi con il Giornale di Napoli, poi 12 anni alla Repubblica e infine dal 2002 direttore del Mattino di Napoli. Quindi più napoletano di così si muore proprio. Ecco che riceverà adesso il premio dalle mani della signora Caporaletti. Complimenti, grazie, grazie signora.
E allora noi a tutti i nostri premiati abbiamo chiesto di scrivere per noi un editoriale. Poi noi lo abbiamo, naturalmente, perché facciamo televisione, commentato con immagini, e così ognuno di loro ci ha regalato un pezzetto di cronaca e storia dell'Italia. E siccome Mario Orfeo è napoletano, con lui vogliamo parlare di Napoli. Napoli che quest'anno è stata, alle volte diciamo malgrado lei, protagonista di articoli e sulla carta stampata un po' di tutto il mondo. Allora guardiamola un po' questa emergenza Napoli. Un anno fa Giorgio Napolitano concludeva nella sede del Mattino la prima visita da Presidente della Repubblica a Napoli, la sua città. E le parole di quel giorno sono state il segno più importante per Napoli della stagione più difficile da molto e molto tempo. I discorsi del Capo dello Stato sono stati i rari momenti in cui si è aperta una breccia tra il triste rosario di morti e rapine da una parte, i cumuli di immondizia, i roghi alla diossina e i rischi per la salute dall'altra. Il severo richiamo alle responsabilità dei governanti, la spinta ad agire per il bene comune a imprese e sindacato, l'invito ai cittadini a partecipare, sono stati, visti da qui, il tratto distintivo del primo anno di Napolitano al Quirinale e dell'ultimo anno di Napoli, città ormai allo stremo delle sue forze e insieme serbatoio inesauribile di intelligenza, potenzialità, voglia di progredire. Abbiamo sofferto passeggiando per Bagnoli con negli occhi le immagini televisive dell'America's Cup a Valencia, ma abbiamo gioito per il ritorno della squadra di calcio in Serie A. Abbiamo provato amarezza e rabbia guardando sulla prima pagina del New York Times e di altri giornali internazionali le immagini del più bel lungomare del mondo sommerso da sacchetti di spazzatura. Eppure siamo stati fieri dei successi di scienziati e ricercatori che non si sono voluti iscrivere nell'elenco dei cervelli in fuga. Abbiamo aggiornato con un senso di manifesta impotenza il drammatico primato di rapine e omicidi, mentre vedevamo con soddisfazione nascere e crescere associazioni di uomini e donne comuni che si battono contro ogni violenza e ogni sopruso. Penso che dobbiamo farcela e penso che possiamo farcela, ciascuno facendo la sua parte. Sono queste le parole dette dal presidente Napolitano al Mattino 12 mesi fa, ma che oggi sono più forti e più urgenti di allora. Per Napoli non c'è altro tempo da perdere. Napoli nel cuore del mondo, però devo anche dire, direttore, che guardando le cose un po' da non napoletano, cioè da un altro punto di vista, un po' lontano dalla città, alla fine questa emergenza che è diventata normalità e anche questa specie di alibi continuo, no? che è dato proprio dallo strappo alla regola, che sembra essere la normalità e quindi un alibi ai propri malesseri, ecco, non diventa un modo per non affrontare i problemi? Non c'è dubbio che ci sono tanti falsi alibi, e quelli che noi cerchiamo tutti i giorni con il lavoro quotidiano di raccontare davanti ai piccoli e grandi soprusi che incontriamo sulla nostra strada di giornalisti e di cronisti di Napoli, della Campania, del Mezzogiorno. Per questo, accanto ai tanti patti per la sicurezza, patti contro l'emergenza rifiuti, noi abbiamo lanciato un patto per il vivere civile, per ricreare quelle condizioni sociali ed economiche per le quali, soltanto attraverso le quali, Napoli può uscire da questa emergenza. Un grande in bocca al lupo e complimenti a Mario Orfeo, il nostro primo premiato di questa sera, che vedrà tanti nomi eccellenti scritti su questo grande foglio bianco del premio Ischia. Io però non dovrei essere da sola qua, solo che mi sono affidata di un amico proprio del cuore, il quale invece evidentemente è in ritardo e mi ha mollata da sola sul palcoscenico. Massimo! Vabbè, Massimo? Aspetta. Massimo? Arrivo. Guarda là, che è successo? Buonasera a tutti. Ti sei perso tutti i giornali? Sì, volevi entrare con la risma. Buonasera a tutti. No, e sono arrivato un po' in ritardo. In ritardo? Perché scusate, sei arrivato in ritardo? Perché io così ho perso il tempo. Ho perso il tempo, nel senso, oggi ho preso il sole 24 ore completamente, tutto il giorno. Cioè, poi si gode veramente di un panorama meraviglioso che affaccia sul Tirreno, è una cosa veramente strana. È una bella nazione questa qui, una bella nazione, un'isola migliore. Io farei un grande manifesto per farla conoscere a tutti, davvero. E oggi io mi sento libero sin dal mattino, tutto sport, tutto il giorno e di più. Sai cosa ho fatto oggi? No, che hai fatto? Che hai visto? Ho visto nel bosco alle 12, sono andato a passeggiare, ho visto la gazzella che passa. La gazzella? La gazzella?
La gazzella a Ischia. La gazzella del mezzogiorno. La gazzella del mezzogiorno. È uscita così. Vabbè, ma tu mi puoi capire, sei una donna moderna e puoi comprendere davvero, davvero tutto. Ecco, poi io insomma io dovevo venire qui con l'Espresso, poi alla fine ho preso la Corriera della Sera. Ah, è la Corriera della Sera, va bene. Per un messaggio da portare, sono un po', diciamo, il messaggero della Repubblica in qualche modo. Vabbè, però è un virtuosismo, non male questo. Vabbè. In qualità di Presidente della Repubblica dichiaro ufficialmente aperto questo prestigioso premio qui su questa meravigliosa isola di Ischia, dove si canta, si balla e si fischia. Grazie a tutti. Cedo la parola al mio predecessore, uno dei miei sono molto onorato, sono molto gratificato, sono molto estasiato, sono molto emozionato. Un'altra parola, un'altra cosa è nato. Intercettato. No, sarò più clemente. Ascoltato, sono emozionato per questa ritrovata fratellanza nel mondo del giornalismo, una cosa meravigliosa. Cedo la parola al presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. Oh, però. Un grande evento, perché il giornalismo possa agire in una collegialità sempre più vera, sempre più sincera, sempre più franca. Ciao Franca. Serata estremamente straordinaria che possa portare serenità e gioia a ciascheduno di noi. Grazie. Una carrellata di presidenti così su questo palcoscenico, nonostante davvero la grande forza di questo premio non l'abbiamo mai avuta, però devo dire, ufficialità, voleva, no? va bene. Allora senti, visto che tu hai questo grande dono della voce, io ti chiederei a nome di tutti di restare ed essere proprio la nostra voce guida questa sera. E io sarò a voce di questa sera. Cosa? Ecco, appunto, amo della voce. Sì, adesso il microfonista e quel suono va nel panico. Panico i tecnici. Senti, va bene. Puoi tranquilli. Fare quello che vuoi. Faccio va bene? Quello che voglio. Entra, esci, canti, balli, fai quello che ti pare. Sì, canto. No, va bene, no, canto. No, allora, adesso. Dici quello che voglio, quello che vuoi. Va bene, dopo. Quindi sono un po' il padrone di casa insieme a te. Il padrone di casa, va bene. Grazie. Che fai? Padrone di casa. Grazie mille. A buonasera. Dopo Massimo. A tra poco. A tra poco, vabbè, speriamo bene con questo padrone di casa. Che sarà meglio, che sarà meglio. Allora, proviamo ad andare avanti con questa serata e a scrivere il secondo articolo di questo premio Ischia, passando alla categoria del giornalismo per la televisione. E vedo già il direttore del Messaggero, Roberto Napoletano, pronto con la motivazione e il proclama del nome. La politica come soggetto, la semplicità come linguaggio, la comunicazione come imperativo. Premio Ischia 2007 per la televisione a Barbara Parodi Delfino. Barbara Parodi Delfino arriva al TG5 da studio aperto, osservatrice attenta e puntuale della politica, ma prima della TV già nella carta stampata tra le righe di gioia, la Repubblica e l'Europeo. Complimenti. Direttore, allora vuole... Guardi, ha una bellissima ragazza che la segue, passo passo, che è il suo angelo custode. Eccola, per consegnare il premio, direttore, a Barbara Parodi Delfino. Complimenti, grazie direttore. Allora, abbiamo chiesto anche a lei di entrare nel cuore della notizia e di raccontarci, nel suo caso, il giornalismo in prima linea. Quando essere in prima linea e l'amore della verità può costare la libertà e in alcuni casi addirittura la vita. Guardiamo, giornalisti in prima linea. Secondo le stime pubblicate dall'organizzazione Giornalisti Senza Frontiere, nei primi sei mesi dell'anno in corso sono 55 gli operatori dell'informazione uccisi sul campo, 133 quelli sequestrati. La maggior parte ha perso la vita in Iraq, dove il numero delle vittime in 4 anni di ostilità ha già superato quota 100. Durante i 13 anni della guerra del Vietnam, 71 furono in totale i giornalisti ammazzati.
La rivoluzione mediatica, negli ultimi 30 anni, ha moltiplicato i canali di trasmissione delle notizie e con essi le persone che ci lavorano. Inoltre, una competizione sempre più agguerrita può obbligare chi sceglie di fare questo mestiere e in queste modalità a lasciare a casa le necessarie cautele. Anche il nemico, come nel caso dell'integralismo islamico, ha affinato le sue tecniche. Oggi i giornalisti rappresentano un obiettivo preciso, quello di merce di scambio o di cassa di risonanza. È il caso di Daniele Mastrogiacomo, rapito in Afghanistan, o di Alan Johnston della BBC. L'evoluzione della specie ha lasciato però intatti i rischi di chi sceglie la strada del vecchio giornalismo impegnato, di chi dimostra quel coraggio inaccessibile ai più, di chi si chiama Anna Politkovskaya o Ilaria Alpi. Ecco, fare il giornalista in questi luoghi dove si può diventare, dove si può essere sotto tiro e diventare davvero ostaggio o merce di scambio, come condiziona un giornalista e la sua libertà di dire veramente, senza mediazioni, la verità? Io non sono una corrispondente di guerra, però, e quindi ho grande rispetto per i miei colleghi che scelgono di andare al fronte. Posso solo dire che se qualcuno scende a compromessi oppure per salvarsi la vita si autocensura, ha tutta la mia comprensione. È umano, è comprensibile. Il premio Ischia 2007 per la televisione va a Barbara Parodi Delfino. Grazie. Ecco, la strage di Erba, e la domanda è: il nemico è vicino? Uno dei fatti di cronaca che hanno forse più impressionato le nostre coscienze e colpito la nostra fantasia quest'anno, naturalmente in maniera drammatica e negativa, e che ci pongono questa domanda: chi è il nostro vicino e quando noi siamo vicini, in che modo conosciamo chi è accanto a noi? Queste le grandi domande della nostra società, ma noi intanto andiamo avanti a scrivere ancora una nuova parte di questo grande articolo che sarà la serata del premio Ischia 2007, e andiamo alla sezione del giornalismo per le agenzie di stampa. E qui con me c'è Gaetano Coscia, direttore delle relazioni istituzionali di Vodafone Italia. Buonasera. La tecnologia come strumento, la velocità come metodo, la puntualità come obiettivo. Premio Ischia 2007 per l'agenzia di stampa a Carlo Gambalonga. Carlo Gambalonga, figura storica dell'ANSA, di cui è vice direttore vicario e fondatore di ANSAMED. ANSAMED è un grande esperimento di comunicazione nel bacino del Mediterraneo, perché tutti i giorni le notizie arrivano in tre lingue: italiano, inglese e arabo. Allora, prego per la premiazione. Allora, anche al nostro premiato abbiamo chiesto di scriverci un editoriale, e ci siamo riferiti ad un fatto, ad una serie di fatti che quest'anno hanno un po', diciamo, rovinato la festa del calcio italiano. Guardiamo insieme e poi ne parliamo. Catania, 2 febbraio 2007, il giorno più nero del calcio in Italia. Muore negli incidenti attorno allo stadio Massimino, dove si gioca in notturna Catania-Palermo, l'ispettore di polizia Filippo Raciti. È l'ennesimo episodio di violenza dinanzi agli stadi che suscita la protesta di tutto il paese, anche perché la tragedia di Raciti arriva pochi giorni dopo la morte di Ermanno Licursi, dirigente della San Martinese Cosenza, che milita nel campionato di terza categoria, nel corso di una rissa avvenuta nello stadio di Luzzi al termine della partita con la Cancellara. Serve una cura d'urto. Luca Pancalli, commissario straordinario della FIGC, ha il merito di imboccare senza esitazioni la strada del rigore, fermare tutto, concordare con le autorità di pubblica sicurezza gli interventi improrogabili negli stadi, perseguirli senza dare ascolto ai club che lamentavano perdite economiche, riaprire passo passo e soltanto di fronte a verificate garanzie. Ritornare alla normalità negli stadi dopo quell'orribile avvio di anno non è stato facile. Non sono mancati altri episodi gravi, come gli incidenti all'Olimpico in occasione di Roma-Manchester, feroci le polemiche inglesi a proposito delle cariche della polizia italiana. Altra vicenda da dimenticare è la rissa nel finale di match tra Valencia e Inter in Champions League. Ci sono voluti mesi, contrassegnati peraltro ancora da incidenti minori e rigurgiti di stupidità da parte di frange estreme di ultras.
ma alla fine sono stati riconsegnati alla FIGC e ai club, un parco impianti quasi completamente in regola e soprattutto il sistema di norme varato il 3 aprile scorso dal Senato. Una serie di provvedimenti che, a giudicare dai numeri che l'osservatorio del Viminale ha fornito a chiusura di stagione, hanno portato una diminuzione del 70% delle partite con incidenti, il 93% in meno di feriti tra le forze dell'ordine, il 44% in meno tra i tifosi. Dati finalmente positivi, da sottoporre però ad ovvia verifica all'avvio della nuova stagione. E beh, intanto ce lo dobbiamo dire, che è un vero peccato che tutto questo sia successo proprio dopo un mondiale così bello, con una nazione che veramente esultava, aveva trovato un orgoglio in questa vittoria enorme, proprio liberatorio. E poi, ecco, devo dire che il pezzo di Carlo Gambalonga finisce in maniera ottimistica. Adesso, secondo lei, è pace fatta o è solamente una tregua? È l'ottimismo della speranza. C'è bisogno di mettersi intorno a un tavolo, prendersi le proprie responsabilità, e c'è bisogno soprattutto che il calcio italiano recuperi legalità. Se si recupererà legalità all'interno del calcio, diminuirà la violenza anche negli stadi. Beh, ce lo auguriamo, stiamo per ricominciare e quindi speriamo di scrivere delle belle pagine questa volta, no? Allora, grazie a Carlo Gambalonga. Prego. Dice che era un bel uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però, però, sapeva male. E quel giorno li prese a mia madre, sopra un bel prato, l'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. Oh yeah. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse nome, nome, neppure il paese, mi riconobbe subito, proprio l'ultimo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a ninna nanna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava la Madonna col bambino da fasciare. Per gioco o forse per amore, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita ricordo il ricordo più grosso, e tutti in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso, mentre bestemmio, si bestemmio e bevo vino, per i lati le puttane sono Gesù bambino. E ancora adesso, mentre bestemmio e bevo vino, per i lati le puttane sono Gesù bambino. Grande vino.
perché i ragazzi pensano che bullo è bello? È sempre esistito questo fenomeno o è una cosa nuova? Oppure l'abbiamo sempre ignorata ma ha sempre serpeggiato nella nostra società? Forse varrebbe la pena chiederlo al prossimo ospite, al prossimo premiato. Stiamo parlando del giornalista dell'anno per la radio e sarà Giancarlo Carriero, amministratore delegato dell'albergo Regina Isabella, a farci conoscere di chi si tratta e perché ha vinto. Arrivare dove l'informazione tace, dare voce dove comincia il silenzio. Premio Ischia 2007 per la radio ad Aldo Forbice. Aldo Forbice, lo storico autore e conduttore di Zapping, programma di attualità del giornale radio Rai, ma è stato anche caporedattore al TG1, direttore del GR3 e vice direttore del giornale radio Rai. Eccolo, riceve il premio. Grazie mille, dottor Carriero. Prego. Insomma, veramente un pezzo di storia del nostro giornalismo radiofonico e non solo, con molta attenzione proprio a questi fenomeni e anche in particolare attenzione attraverso anche grandi campagne di solidarietà ai problemi dei più deboli, che spesso sono proprio i bambini e i ragazzi nelle varie società del mondo. Però con lui vogliamo parlare adesso di un altro argomento. Gli abbiamo chiesto di scrivere un editoriale su un fatto che ci ha lasciati veramente sgomenti. Guardiamo insieme. Dire Rignano oggi vuol dire orchi. È per questo che l'amministrazione comunale, sindaco in testa, sin dall'inizio ha cominciato a mettere in moto una macchina schiacciasassi, fatta di appelli, conferenze stampa, lobbying, pressioni sul mondo dei media, eccetera. Ma se Rignano Flaminio è stato cancellato dalle cronache dei giornali, delle radio, delle TV, non per questo il giallo appare risolto. Ma innanzitutto gli orchi, cioè pedofili, satanisti, adulti cattivi nei confronti dei bambini, esistono davvero? Gli arrestati, tre maestre, una bidella, un regista marito di un insegnante, un benzinaio, poi dimessi dal carcere, sono veramente innocenti? Non lo sappiamo. I magistrati continuano a indagare, ma non sono state trovate ancora quelle prove risolutive che possano inchiodare gli indagati? E allora i bambini di 3, 4, 5 anni si sono inventati tutto e quei genitori che hanno denunciato le violenze sui bimbi sono in preda a isteria collettiva? Il mistero è fitto e diventa ancora più oscuro, anche perché continuare a interrogare i bambini significa infliggere loro altro dolore. Cosa fare allora? Mettere una pietra sopra? In realtà una pietra aguzza rimane, ma nel cuore di Rignano, un trauma per i bimbi, un'angoscia per chi cerca solo giustizia e non vendetta. Sì, perché i bambini non hanno avvocati di grido, super pagati, considerano le maestre come le loro mamme. Non sappiamo se questa fiducia sia stata ben riposta, ma se hanno effettivamente sofferto quei traumi, quelle torture descritte dai giornali, chi ripagherà la loro infanzia ferita? Ecco, l'orrore di un altro tema di quelli che ci fanno veramente star male quando se ne parla, che è quello della pedofilia, della più grande violenza nei confronti dei bambini. Però la sensazione che uno ha quando emergono queste notizie, che vengono poi moltiplicate, ampliate, gonfiate, strattonate, proprio tirate fino all'estremo da tutti i mezzi di informazione, è che alla fine sia più importante il polverone della ricerca della verità. Dove sta la verità? E interessa a qualcuno trovarla al di là del sensazionalismo? Beh, naturalmente la verità compete non ai giornalisti che fanno inchieste, ma qualche volta si possono anche sbagliare, compete ai magistrati. Spesso però c'è una sorta di informazione erogata, cioè che ci si ferma solo alla fase iniziale, per cui si ritiene, questo tanti colleghi e tanti direttori dei giornali pensano che certe notizie tirino e allora si gonfiano, si costruiscono pagine e pagine di giornali, poi ci si accorge che la notizia di per sé non è così, non era quella iniziale, perché nel frattempo vengono fuori altre prove, altre testimonianze, come è successo nel caso di Rignano. Il caso di Rignano è chiaramente ancora aperto, non sappiamo se effettivamente quegli orrori siano stati compiuti, anche se certo molte cose fanno pensare che sicuramente qualcosa è avvenuto, ma insomma forse ci si è mossi male e troppo tardi, per cui forse la verità non la sapremo mai, così come in tante altre storie italiane. Brutta cosa quella di non arrivare, poi uno veramente ha la sensazione di aver girato a vuoto. Ma tornando al tema, quello del servizio che abbiamo visto prima sul bullismo, allora da mamma le chiedo, il bullo è un ragazzo solo?
Il bullo è un ragazzo solo perché anche, come dire, in qualche modo il risultato anche della nostra società che lascia solo i ragazzi, i bambini, società fatta di egoismo in cui i valori di un tempo si sono in gran parte stemperati o perduti del tutto. E poi vanno male sempre le famiglie degli altri, mai quella propria. Poi ci si accorge che anche nelle nostre famiglie succedono queste cose. E io ho ricevuto a zapping una telefonata di un poliziotto, mi diceva semplicemente: guardi, il mio ragazzo, sino all'età di 18 anni, era un ragazzo cortesissimo, gentilissimo, e lo educavo benissimo, eccetera, sino a quando non ho deciso di compiere una mia inchiesta personale, seguire questo ragazzo fuori dalla famiglia, e lì ho scoperto che è un criminale. Mamma mia, vedi, alle volte non conosciamo chi c'è accanto. Lei conosce questo signore alle sue spalle? Perché nel frattempo si era approvinquato. No, scusate, io sì. No, devo dire una cosa, io credevo che non esistesse il dottor Forbice. Perché... Era un ologramma immaginario. No, un ologramma, perché in realtà io che faccio 100.000 chilometri all'anno in macchina sento sempre zapping, e tale quale come la sua voce. Hai un visto? Applauso che richiedo io per un grande del giornalismo, della radio, veramente grazie, grazie caro amico. La ringraziamo tutti e due, Aldo Forbice, prego, 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 si accomodi. E allora, questa è la serata delle grandi penne del giornalismo italiano, delle grandi voci, ecco appunto, parlavamo di Aldo Forbice, delle grandi voci del giornalismo italiano. Tante voci sì. Del giornalismo italiano, e la mia, non mi avete chiamato, Beh. Non mi avete previsto. No, un momento, Maurizio Costanzo è già stato premiato dal premio Ischia. Mettete a te, dai. Io mi devo sedere? Mi seguo. Dai. Va bene. Dai. Sì. Che c'hai, qualche problema con me? No, per carità, perché? Perché non mi hai chiamato? Perché sto scomodo, ingombrante? No, no, ma quale scomodo, ingombrante? Dai, poi ingombrante dipende dalla dieta. Diciamolo. Avevi paura che facessi le domande al Presidente del Consiglio, Prodi? No, non avevo assolutamente paura, anche perché il Presidente del Consiglio questa sera non c'è, quindi non c'era più. Che te l'ha detto? Sono qui. Grazie, in piedi. In mezzo a voi. Perché è così bello, una cosa sensazionale, essere qui coesi. Noi coesi, esi con noi. L'importante è essere tutti insieme e gioire. E allora io le dico una cosa. Noi riusciremo sicuramente a fare qualcosa che... Non ho capito, Presidente, scusi, non ho capito. Se può alzare un attimo la voce, perché non ti è capito. Va bene, grazie. Facciamo qualcosa. Senta, Presidente Prodi, lei... È vero che ci sarà una riduzione nelle tasse, eh? Si è sentita questa cosa, eh? La riduzione necessaria. Siamo arrivati finalmente a riabbassare le tasse, perché il nostro paese, l'importante è il ritmo mentre parlo, le tasse si abbasseranno, ma per poterle abbassare noi chiediamo un piccolo contributo all'Italia, un 40% in più per poter riabbassare queste tasse. Questo ci aiuterà tutti quanti. Grazie. Ma mi pare un po' troppo il 40% in più, no? No, per quale ragione ho detto il 50%? Dico il 60% perché... No, scusi, lei ha detto il 40%. No, facciamoci il 50%, mettiamoci d'accordo. Va bene, come vuole lei. Grazie al Presidente Prodi, grazie mille a tutti. Grazie Maurizio Costanzo. Mi prendo la prossima volta. Ma è già stato premiato il Presidente, forse vorrà dare un secondo premio un'altra volta a Maurizio Costanzo. Buonasera, non lo so se... Agnes di Dio, buonasera. Grazie. Ciao, grazie. Me lo riporto. Salutami tutti, Costanzo e il Presidente Prodi, salutami tutti quanti. Mentre noi invece andiamo avanti con un premio speciale, il primo di questa serata, che include appunto, oltre alle varie categorie, anche i premi speciali. Questa volta non solo ad un giornalista, ma anche ad un giornale che si sta veramente facendo strada in maniera prepotente nel cuore e nelle coscienze della gente del Mezzogiorno. La parola va al presidente del Banco di Napoli, Vincenzo Pontolillo,
per la motivazione. Buonasera a tutti. Sud in prima pagina, Napoli in primo piano, 10 anni dalla parte del Mezzogiorno, premio Ischia 2007 speciale a Marco De Marco. Marco De Marco! All'Unidopo l'Unità festeggia quest'anno i 10 anni del Corriere del Mezzogiorno, di cui è direttore. Dal 2000 dirige anche il Corriere del Mezzogiorno Puglia. Complimenti, adesso riceverà il premio per la sua attività e anche un festeggiamento per il suo giornale. Eccolo qua. Grazie, grazie mille. Allora, dicevamo, complimenti naturalmente per il premio, ma anche auguri doppi per i 10 anni del Corriere del Mezzogiorno, no? Che anche questa è una bella sfida. Allora, un anno di informazione con anche questo, anche per lei e per il suo giornale, con notizie alle volte drammatiche, alle volte addirittura tragiche, proprio nel Mezzogiorno. E proprio su questo tema ha voluto scrivere un editoriale che adesso guardiamo con il supporto delle nostre immagini. Come una guerra, più di una guerra. I caduti nei cantieri di lavoro sono in Italia più di quelli sul fronte iracheno. Dall'aprile del 2003, anno d'inizio della seconda guerra del Golfo, all'aprile del 2007, i militari della coalizione guidata dagli USA che hanno perso la vita sono stati 3.520. I morti sul lavoro in Italia sono stati nello stesso periodo più di 5.000. Le statistiche registrano una media di 3 morti bianchi al giorno. Cadono dall'alto delle impalcature, saltano come sulle mine nelle fabbriche di fuochi artificiali, restano schiacciati dalle macchine, cedono alla stanchezza e al mancato rispetto delle regole di protezione. L'età media delle vittime è di 37 anni e molti incidenti mortali coinvolgono anche donne e bambini che lavorano al nero. I settori più pericolosi sono quelli del trasporto e delle costruzioni. Una strage continua, a cui rischiavamo di abituarci se non ci fossero stati di recente i ripetuti appelli del presidente Napolitano. Abbiamo il dovere istituzionale di reagire, di indignarci e di sollecitare risposte, ha detto più volte. E ha aggiunto, dobbiamo ottenere condizioni di lavoro più umane, più civili, più rispettose dei bisogni e della dignità di tutti. Sarebbe stato lecito aspettarsi una tendenza contraria. Il declino dell'industria pesante avrebbe dovuto ridurre il numero di incidenti provocati dalle catene di montaggio o lo sfinimento fisico derivante da una vita di fatiche manuali. E invece, con il progresso, le morti bianche aumentano. Un paradosso inaccettabile, una ragione in più per costruire un futuro più sicuro. Ecco, questo purtroppo è un problema di portata nazionale, non solo del Mezzogiorno. Allora io vorrei prendere a prestito il titolo del suo ultimo libro, L'altra metà della storia, proprio per chiederle qual è l'altra metà della storia. Io credo sia la disoccupazione. Il fatto che ci sia poco lavoro al sud spiega tante cose. Se ci fossero più occasioni di lavoro, l'economia girerebbe meglio e ci sarebbe anche il modo di risolvere questo problema. Per esempio, faccio un esempio, tante amministrazioni locali nel sud devono fare gare al ribasso. Ecco, questa è una cosa che bisognerebbe evitare, perché le gare al ribasso permettono poi di fare lavoro al nero e nel lavoro al nero succedono quelle cose che abbiamo visto. La ringrazio per questa risposta, la ringrazio per averci donato questo editoriale e complimenti per il suo premio. Marco De Marco, ancora molti capitoli dobbiamo scrivere della nostra storia, ma per continuare ci prendiamo una pausa e poi ci ritroviamo su questo palcoscenico. A tra poco. Solo un pomodoro al mondo si chiama Scarpariello. Solo Voiello poteva farlo diventare qualcosa di unico. Oggi, da Voiello, Usuco. Con Pantene ogni giorno è un grande giorno per i tuoi capelli. Fai splendere il meglio di te con le nuove linee Pantene Shampoo, Balsamo e Styling. Sei pronta a splendere? Pantene. Forza ragazzi!
Sarete mica francesi. Italici. Rinfrescati la memoria. Quella sera ti sei sentito più italiano che mai. Peroni. Vive l'Italy. Conosce i biscotti gusto leggero della Colussi? Buonissimi. Ah, le piacciono? Sì. Ne vuole un altro? Lo sa che è senza zucchero? Dai. Da Colussi, gusto leggero senza zucchero. E tu, sei pronta alla prova? Zio, vi compra sto Maxi Day. Allora facciamo 40 Maxi Day e non se ne parla più. Ma non vi farà male sto gelato? Guarda che il Maxi Day è mica un gelato, è una carta. Ma che mangiate? La carta senza il gelato? È la carta vacanze della TIM. Hai 500 minuti di chiamate e 500 messaggi al giorno per 6 TIM. Tutti i giorni per un mese. Te la comprerei pure sta carta. Ma che, siamo su un'isola? Guarda che qua dietro c'è un negozio TIM. Vabbè. Ghiaccioletto no, eh. No. Siete Venere! Dissetati con il piacere. Latte di mandorla Condorelli. È un vulcano. Condorelli, è sempre un piacere. Gli affettuosi di casa Modena. Oh, caro. Gli affettuosi di casa Modena, c'è sempre più gusto. È proibito e pericoloso accendere fuochi nei boschi. La marmitta caldissima rischia di incendiare l'erba secca. Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo, non perdere tempo inutilmente. Telefona subito al 1515 o al 115 per dare l'allarme. E ricorda, la protezione civile sei anche tu. Stasera mi butto! Stasera mi butto! È una serata direi meravigliosa. Lei mi sta frullando un attico, quello non è un balcone? Un cocktail di gara e comicità. Ho portato un grande numero. Uno show divertente e frizzante. Arrivano le zanzare. Dove anche la giuria fa spettacolo. Buonasera. Caterina Balivo. Siamo pronti? E Biagio Izzo conducono. Ci baciamo adesso? Dopo, grazie. Dal lago di Garda stasera mi butto. Martedì alle 21:20 su Rai 1. Deceduto per complicazioni post-operatorie. Sei casi per lo studio legale Tasca. Si tratta della morte di un ragazzo. Questa volta non farò finta di niente. Bisogna muoversi. Voglio solo la verità. Abbiamo bisogno di prove. Sei sentenze già scritte da ribaltare. La sostituzione di valvole cardiache. È un intervento molto rischioso. L'unica cosa che li preme è di insabbiare tutta la faccenda. Rischiamo un sacco di polemiche. Potremmo provocarle noi le polemiche? C'è qualcosa che non mi convince in lei. Un caso di coscienza 2, mercoledì alle 21:20, Rai 1. Ricordatelo. Gli hai fatto una promessa, Erika, e non solo a me. E allora eccoci, bentornati, bentornati al premio Ischia 2007. Ed è arrivato il momento di portare su questo palcoscenico un nome del giornalismo che veramente è un pezzo della nostra storia italiana. E allora io chiedo a Claudio Cominelli, responsabile delle Assicurazioni Generali Italia, di leggere la motivazione di questo premio alla carriera. Il giornalismo come missione, la ricerca della verità a rischio della vita, l'esperienza dalla parte dei più deboli. Premio Ischia 2007 per la carriera a Emilio Rossi. Emilio Rossi, storico direttore del TG1, che in prima persona conobbe la ferocia delle BR. Eccolo qua, direttore, che onore averla qui con noi. Oggi è a capo del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. Se ci raggiunge qui abbiamo proprio un segno sul palcoscenico per la migliore posizione in vista, ecco, per ricevere questo meritatissimo premio alla carriera. Eccolo qui. Grazie mille. Allora, devo anche dire che il direttore, poco tempo fa, rompendo un suo silenzio che durava da praticamente 30 anni, ha scritto sul giornale diretto da Biagio Agnes, il giornalista, un articolo che parla di terrorismo. Terrorismo di cui lui è stato purtroppo vittima, ne ha sperimentato la ferocia proprio in prima persona. Allora, da questo suo editoriale
noi abbiamo voluto trarre un, diciamo, un sunto che questa sera vi presentiamo con il supporto delle nostre immagini. Guardiamolo insieme. A ripensarci, dopo tante esperienze, normalità è ancora tema in agenda per il nostro paese e non solo. Altro che fine della storia. C'è più democrazia e più ricchezza nel mondo. C'è pace in Europa. Ma le voci al passivo non mancano. Tra esse spicca mai doma la violenza e tra le tante sue manifestazioni il terrorismo. Terrorismo, assoluto disprezzo per le alternative e desiderio di morte e megalomania. Da ragazzo sentivo parlare al più del terrorismo dell'Ottocento. Mai avrei immaginato di dover un giorno e a lungo convivere, persino rimanendovi coinvolto personalmente, con un terrorismo assunto su varie scale a contrassegno di un'epoca. Terrorismo, un'amalgama di desiderio di morte e di megalomania. Come a dire che terreno di incubazione del terrorismo è la disperazione, generata dall'impotenza e spinta a sbloccarsi nell'ebbrezza della distruttività e persino della autodistruttività. Anche perché c'è terrorismo e terrorismo. Basti pensare da un lato al terrorismo a sfondo religioso, orientato sul miraggio di una corposa ricompensa ultraterrena e preceduto da un ammirato consenso comunitario per il martire. Dall'altro lato invece l'attenzione va al terrorismo occidentale antisistema, marcatamente ideologico, esercizio di violenza in funzione di un'utopia rivoluzionaria assunta ad assoluto. È il caso della RAF tedesca e delle Brigate Rosse in Italia. Da situazioni di partenza e di prospettiva assolutamente differenti emerge l'evidenza di tratti comuni, una insostenibilità reale o presunta dell'esistente, una cultura dell'impazienza e della radicalità, la presunzione di un progetto da perseguire quale che ne sia il prezzo, anche a carico di innocenti, un invincibile disprezzo per le alternative, per valori altri, per la pietà quasi fosse tradimento. Esplorando giorno dopo giorno l'aerofotografia del nostro tessuto nazionale, dobbiamo prendere sul serio ogni segnale appena rilevabile di malessere strisciante e di possibile degenerazione patologica. E segnali purtroppo ci sono in varie sedi. La ragione farebbe prevedere che nuovi flagelli terroristici non si sviluppino, trovando anticorpi più che in passato. Ma la prudenza in questo campo e con i nostri trascorsi non è mai eccessiva. E prudenza vuol dire, ad esempio, vigilanza verso ogni cattivo maestro. Vuol dire anche impegno a fare migliore il paese, correggere quelle trasandatezze, quelle smagliature di regole a vantaggio del proprio particolare, quelle iniquità anche omissive, che dell'eversione terroristica mai saranno giustificazione, ma oggettive condizioni di colposo favoreggiamento. Ecco, un'analisi profonda e lucida nella quale lei dice, direttore, che non bisogna mai abbassare la guardia e parla anche di cattivi maestri. Ma chi sono i cattivi maestri? Sì, poggiamo. Eccola, chi sono i cattivi maestri, direttore? Ma i cattivi maestri sono quelli che, come qui si diceva, fanno un assoluto di un'ideologia, al punto da passare sopra ad ogni più senso di umanità o di rispetto dell'altro, e sono tanto più insidiosi in quanto partono da una destrutturazione che non risparmia niente e che peraltro coincide con denunce che fino ad un certo punto sono condivisibili. E quindi per questo credo veramente che, a parte la vigilanza preventiva e quando occorra la giustizia, sia essenziale che ciascuno di noi faccia in modo che il paese sia un po' migliore. Grazie al direttore, grazie ad Emilio Rossi, che è grande premio alla carriera qui nella nostra serata di Ischia. E allora io so che Lucio mi doveva dire una cosa, vero? Ha detto che mi doveva, che aveva una cosa da... c'era una notizia importante, dice, che mi voleva comunicare. Mi dovevi comunicare una cosa importante? Aspetta, volevo comunicarti lunedì. Che è lunedì, vabbè, sì. No, che è lunedì, è lunedì. Che lunedì è lunedì, mi sembra, perché lunedì è lunedì. No, che lunedì è la canzone che canterò. Lunedì. Lunedì. Mamma, ho fame e
che è passato, apro gli occhi, è già lunedì, lunedì, lunedì. Ma come passa il tempo, ore, mesi, anni, dall'estate del 63, in casa mia madre non c'è più. Quella della morte di Saddam Hussein e immagini che hanno chiuso l'anno scorso e che hanno aperto l'inizio dell'informazione dell'inizio di quest'anno. Un caso, devo dire, di un nuovo tipo, di un nuovo modo di fare informazione, il cellulare che diventa l'occhio elettronico della notizia sul mondo e che immediatamente entra nel circuito globale. Si potrebbe parlare quasi di instant television attraverso il cellulare. Davvero si sta aprendo una nuova frontiera della notizia e di questo nuovo modo di fare informazione e dei nuovi mezzi che l'informazione ha a propria disposizione per espandersi attraverso i canali più impensati in tutto il mondo, parliamo adesso con il prossimo premiato. E per questo inviterei Giovanni Buttitta, direttore delle relazioni esterne e comunicazione di Terna, a leggere la motivazione e il nome del prossimo premiato. Buonasera. L'intraprendenza, l'autonomia, la versatilità di chi racconta per immagini, emozioni e sequenze di vita. Premio Ischia 2007 per i telefoto reporter ad Alessia Lautone. Alessia Lautone, capo servizio del settore multimediale di ADN Kronos. Nella sua telecamera i bambini del Kosovo, le vittime dell'anoressia, i giorni violenti del G8. Ecco la premiazione. Eccola qui, grazie mille e complimenti. Allora, dicevamo, molti modi diversi di fare informazione, mezzi nuovi, mezzi che improvvisamente invadono, pervadono l'intero globo, ma la vecchia telecamera rimane ancora un ottimo mezzo per raccontare la realtà. Abbiamo chiesto proprio a Maria Lautone di scriverci un editoriale su un fatto che sta tornando di attualità.
fare, ecco che cosa sono capace di fare. E io voglio le nostre tasse, le nostre tasse, le nostre Ecco, in questi giorni si torna a parlare del G8 di Genova, di quei tragici avvenimenti, ma non è di questo, non è questo il tema che vogliamo affrontare, ma dire che Alessia Lautone c'era, era lì con il suo operatore e con la sua telecamera. Che cosa vuol dire trovarsi in mezzo ad una situazione così, così difficile, così pericolosa da donna? Cioè essere donna in una situazione di questo genere, cosa ti dà e che cosa ti toglie? Essere donna in questo mestiere, ma io credo che le donne vivano un po' con più passione, no? Quindi forse anche questo mestiere lo facciamo con più passione. Cosa ma nel pericolo? Nel pericolo è uguale, quando sei lì non ci pensi al tuo lavoro, lo fai, vai, non ci pensi, forse ci pensi dopo. E cosa mi toglie? Posso rispondere con una battuta che mi fanno sempre i miei figli, che hanno 13 e 9 anni, mi dicono: mamma, perché non fai un mestiere come tutte le altre mamme? Non lo so cosa fanno le altre mamme. Ma questo comunque è un bel mestiere, quando è una passione non si può non seguire. Allora, complimenti per questo premio, Alessia Lautone. Allora, mi dicevano che... scusa Massimo, mi ha fatto tanto piacere, sicuramente. Massimo, scusa. Ecco, subito. Ti prego. Grazie. No, come subito? Grazie, arrivo subito. Massimo, adesso non lo so, voglio dire... Ti sembra normale che uno si fa le telefonate proprie su un palcoscenico? No, per carità, allora... questo no, però io stavo parlando con una persona particolarmente importante. Vabbè, allora a questo punto rendici partecipi della tua telefonata. Chi era? Mettiti pure qui al centro. Sì, dai, mi metto qua. E io mi metto qua, perché sì. Così ti vedo. Va bene. Era il cardinale Ersilio Tonini. Ah, vabbè, sua eminenza, dai, una persona straordinaria, lo ammiro molto. Sì, davvero? Sì. Sai davvero. Cosa diceva? Che diceva? Parlava di questa serata e diceva che questa è una serata estremamente straordinaria, perché l'importante è che ci sia tanta umanità, con tutto questo scempio che si vede in giro, è importante che si parli, con una certa, perché anche i giovani possono essere informati, tutto quello che, perché tutto quanto, calma. Ecco. Dove vai, Massimo? Cercavo il punto cardinale. Ecco. Ma no, c'è invece... No, invece il cardinale Tonini è una persona straordinaria, anche perché al suo carisma, insomma, straordinario, di persona di grande spirituale, unisce anche un interesse, una curiosità attenta alla televisione. Poi tu lo sai che lui ha conosciuto praticamente i papi dell'era moderna, ma non l'ho conosciuto di... tutti no, i papi, tutti i pontefici, c'è stato un rapporto, tutti i papi l'ho conosciuto, tutti i papi. Questo non è possibile, perché io ti dico San Pietro come può aver... San Pietro, no, l'ho visto passare, ma non ci siamo fermati a parlare, volevo offrirmi un cappuccino. Però con tutti gli altri c'è stato un rapporto, abbiamo parlato, è tanto importante. No, veniamo invece alle persone che lui veramente ha avuto l'onore di incontrare. Ha incontrato Paolo VI. Guardi le figlie carissime, Paolo che senso di questo, non senso di sé. Questa è l'Eurovisione, allora, certo. E Papa Luciani? Nella piazza San Marco, il Papa Paolo si è levato la stola, me l'ha appoggiata sulle spalle e sono diventato tutto rosso. Ma questa è una citazione vera, queste sono proprio le sue parole. E poi il nostro grande, amatissimo Giovanni Paolo II. Non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Bellissimo, anche questa è una frase vera, una di quelle che ci hanno toccato il cuore, proprio che commuove ogni volta ascoltare. Fino ad arrivare
al nostro Papa attuale, Benedetto XVI. E sorelle, che questa serata particolare porti gioia e che nella notte rimanga con voi questa gioia, perché la notte è gioia e serenità, la notte è riflessione, la notte è piccola per noi. Dai, questo non era una citazione. No, questo non era una citazione, no, per carità, santità. Santità, lo perdoni che è un bravo ragazzo. Ma io credo di sì, riprenditi questo tesoretto di voci e portalo. Va bene, porto il tesoretto, me lo porto con me. Grazie. E niente, non si ferma, perché basta che una dico una provocazione e parte una voce nuova. Allora, invece, ritorniamo qui a noi, ritorniamo alla notte ischitana in questa atmosfera magica, il castello aragonese che si specchia qui nell'acqua del mare vicino a questa piazza dove ormai da alcuni anni si svolge il primo Ischia. Parliamo proprio di Ischia e lo facciamo con il sindaco Giuseppe Ferrandino, che vorrei qui sul palcoscenico accanto a me. Ecco, signor sindaco, buonasera. Allora, Ischia questa sera fa notizia perché qui ci sono non solo le grandi bellezze che tutti vengono ad ammirare e a godersi da tutte le parti del mondo, ma perché questa sera è veramente la capitale del giornalismo internazionale ed è un'isola alla quale una persona in particolare dedicò tanta passione, tanto amore. Questa persona era Angelo Rizzoli, che fece fare proprio all'isola un salto di qualità, vero? Certamente. Credo che se l'isola di Ischia oggi è tra le mete turistiche più rinomate e ricercate al mondo, credo di poter dire che senza timore di essere smentito, gran parte del merito va ad Angelo Rizzoli, il quale è giunto sull'isola a metà degli anni 50, ne rimase subito colpito e affascinato e cominciò a costruire i primi alberghi che ancora oggi sono tra i primi qui a Ischia, e soprattutto cominciando a girare dei film bellissimi qui sull'isola permise a questi scenari meravigliosi che Ischia offre, come questo alle nostre spalle, di fare il giro di tutto il mondo in pochissimi anni. Grazie al sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino, buona estate da tutti i punti di vista, anche proprio per il turismo su questa isola meravigliosa. Prego, grazie, arrivederci. E allora parliamo proprio del premio dedicato al ricordo di Angelo Rizzoli, il premio per i giovani giornalisti, perché come abbiamo detto grandi firme, grandi nomi, ma pensiamo anche al futuro del giornalismo, e questo è il premio per i giornalisti under 35. Ecco, e io vedo già Andrea Rizzoli sul palco che ci annuncerà proprio i nomi dei quattro vincitori di questa sezione. Il premio Ischia 2007 under 35 va a Ilaria Cavo, Porta a Porta, Annalena Benini, Il Foglio, Valeria Braghieri, Libero, e Cristina Tagliabue, Il Sole 24 Ore. Eccole qua, Ilaria Cavo, Annalena Benini, Valeria Braghieri, Cristina Tagliabue. Quattro giovani e agguerritissime giornaliste under 35. Le fantastiche quattro del premio Angelo Rizzoli Under 35 che vengono premiate in questo momento, eccole qui, proprio dalle mani di Andrea Rizzoli. Eccole qua, quattro donne in carriera, in una carriera non sempre facile al femminile, e anzi io, ecco, approfitto della loro presenza mentre Andrea completa la premiazione. Grazie ad Andrea Rizzoli. Proprio per chiedere che cosa manca ancora al giornalismo femminile o al femminile in Italia, chi mi vuole rispondere? Io penso che le donne siano avvantaggiate in questo momento in questo lavoro. Se proprio una cosa manca è una donna direttrice di un grande TG nazionale o di un grande giornale nazionale quotidiano. Questo forse ancora. Concordate? Credo proprio di sì. E allora questo direi che è anche un augurio per l'anno prossimo, magari di scoprire che durante quest'anno una donna diventi il capitano, sia al comando di un grande quotidiano nazionale. E con questo augurio direi di fare veramente un applauso di buon lavoro alle magnifiche quattro under 35 del premio Angelo Rizzoli. Prego, accomodatevi,
mentre noi andiamo a snocciolare un altro importante capitolo di questa serata con un premio speciale, un premio che va ancora una volta a un giornalista ma anche al suo giornale. E allora vorrei Giampiero Giacardi, direttore delle risorse e organizzazione delle autostrade per l'Italia, proprio per leggere il nome di questo premio speciale. Allora, buonasera a tutti. La capacità di andare oltre i luoghi comuni, il desiderio di esperienze sul campo, la voglia di raccontare l'Italia da prospettive sempre diverse. Premio Ischia 2007 speciale a Bruno Manfellotto. Bruno Manfellotto, direttore del Tirreno, il giornale che quest'anno compie 130 anni, ma anche firma dell'Espresso e del Mattino, e anche scrittore, perché ha scritto Sprofondo Nord, viaggio nella Padania che non ti aspetti. Ecco, ecco la premiazione, grazie e complimenti naturalmente a lei e al suo giornale che ha una storia così lunga, quindi davvero è un doppio augurio, una doppia felicitazione la nostra. Anche a lui abbiamo chiesto di scriverci un editoriale su un argomento che ci tocca tutti da vicino, veramente non ci possiamo sottrarre al tema del clima impazzito, al tema di che cosa sta succedendo al nostro pianeta. Allora guardiamo insieme. A gennaio Dennis Schmidt, uno studioso americano, sorvola per l'ennesima volta le coste della Groenlandia, ma la carta geografica che lui stesso ha disegnato non corrisponde più. Quelli che sembravano promontori sono ora blocchi di roccia in mezzo al mare. Il ghiaccio che per secoli ha tenuto uniti isole e terraferma non c'è più. Di questo allarmante 2007, più che le cifre, resteranno in mente immagini shock come questa. Il mondo si scioglie. Fino a pochi anni fa, l'allarme sul surriscaldamento della Terra veniva preso per facile sensazionalismo. Ma a febbraio un preoccupato rapporto scientifico dell'ONU e un documento del World Economic Forum hanno confermato che l'effetto serra non è affatto una fantasia catastrofista. Certo, sono passati 10 anni da quando a Kyoto ci si impegnò a non bruciare più petrolio all'impazzata e da allora è stato fatto poco o nulla. Anzi, abbiamo assistito inermi al boom incontrollato di Cina e India. Finché poche settimane fa i grandi del mondo hanno finalmente raggiunto al G8 uno storico accordo sul dimezzamento delle emissioni di gas entro la metà del secolo. È una buona notizia. Le sole parole però non bastano. Secondo gli esperti abbiamo appena 8 anni di tempo per rallentare il global warming. Cominciamo subito. Altrimenti ci resterà una sola cosa da fare: fermare la Terra. E questo proprio non lo vogliamo. Sono immagini e riflessioni raggelanti, finalmente qualcuno si sta muovendo nel mondo. È proprio di poche ore fa anche la notizia, per esempio, di questa serie di concerti del Live Earth in tutto il mondo, proprio per risvegliare le coscienze di tutti quanti, perché è un problema che purtroppo ci accomuna. Ma ecco, il titolo dell'editoriale diceva: abbiamo fatto forse un buco nell'acqua? Siamo ancora in tempo per rimediare a questo o è troppo tardi? No, in tempo siamo sempre in tempo. Però c'è un che di paradossale, perché la scienza oggi ci offre una serie di conoscenze sullo stato proprio dell'ambiente e della Terra precisissime. A fronte di questo c'è ancora una scarsa consapevolezza, soprattutto i comportamenti individuali non sono abbastanza consapevoli, come se uno volesse cancellare la realtà rifiutandola, non parlandone, facendo finta che non esista, e questo francamente è pericoloso. Certo, anche perché non è un fatto che riguarda il nostro vicino o qualcun altro, ci riguarda proprio ognuno di noi in prima persona. Grazie per questo editoriale, complimenti per il suo premio. Bruno Manfellotto, prego, prego, si accomodi. Lucio, a te. Grazie Lucio.
spia, il tema delle intercettazioni, un altro dei grandi temi che sono stati lanciati sul tavolo dell'informazione quest'anno, una medaglia molto sfaccettata, non a due, forse a tre facce, di cui è difficile in questi giorni trovare il bandolo. Andiamo avanti col nostro premio e passiamo ad un premio che è una borsa di studio intitolata a Marco Suraci. A leggerci la motivazione e il nome del vincitore è Enzo Cappello, azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e Procida. Prego. Buonasera. Per aver ottenuto il miglior punteggio nell'esame di ammissione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, borsa di studio Regione Campania, Marco Suraci, a Giacomo Marinelli Andreoli. Giacomo Marinelli Andreoli, 36 anni, direttore responsabile da 5 anni di TRG Network, corrispondente per il Centro Nord per il Sole 24 Ore, già al Corriere dello Sport e a Tutto Sport. Complimenti per questa borsa di studio che le viene consegnata adesso, ecco. Buonasera. Eccola qui. Questa è la borsa di studio della Regione Campania, Marco Suraci. Grazie mille. E allora, parliamo di internet nella televisione, la televisione dentro internet, un modo diverso di dare notizie, molto in maniera molto stringata, se vogliamo, molto essenziale. Questo aiuta la notizia o la deprime un po'? Sicuramente contribuisce a diffonderla nel mondo, a diffonderla anche per chi come me lavora a livello di informazione locale, consente di raggiungere territori che altrimenti non si potrebbero servire, ma non toglie quella che è la funzione fondamentale del nostro straordinario lavoro, che è quello di approfondire, perché internet è una tecnologia ma non prevarica quelli che sono i principi del nostro lavoro, andare in fondo alla notizia e quindi approfondirla. E poi comunque i nuovi mezzi di comunicazione vanno usati tutti quanti fino in fondo, perché ci sono, sarebbe sciocco non approfittarne. Giacomo Marinelli Andreoli, complimenti. E siamo arrivati al momento, ci stiamo avvicinando a grandi passi al momento del premio internazionale. Che buonasera, un po'... premio internazionale. Sì, premio internazionale. C'è un premio internazionale, quindi ci deve essere anche un ospite internazionale, presumo. Beh, che c'è, però noi non è che siamo Sanremo che c'ha il cantante internazionale, l'ospite internazionale, la cosa che arriva, no? Siamo un premio giornalistico. Una serata così prestigiosa, insomma, ha bisogno di un ospite internazionale, con tanta gente che viene da tutte le parti del mondo, chissà quanti americani ci sono, vediamo. Quanta gente che viene dagli Stati Uniti? Nessuno. Due. Ecco, per esempio, lei, bionda, sì? Da dove vuol venire su, per favore? Posso, mi permetti, vero? Come no, dai! Ecco. Sì, grazie. Ecco, facciamo un po' di... l'ospite internazionale, ecco, ci vuole un momentino così. Ecco, vediamo. Ecco, intanto non ti preoccupare, non ti lascio certamente da sola. Ecco. Do you understand when I... Ok? You understand? Hi. Hi. Yeah, I understand. What's your name? My name's Nadia. Okay, Saya? Nadia. Nadia. Yeah. Nadia. Where do you come from? Da dove vieni? No, non ti lascio da sola. I'm from Detroit. Where do you come from? Oh, you come from Detroit. Detroit, Michigan. Detroit, yeah. Michigan. E yeah. Da dove vengo io? Yes. Di dietro. Qui. di dietro. Oh. Very international. Nadia. So, how are you, Nadia? I'm fine. Okay. Yeah. Okay. How are you? Oh, I'm fine. Really fine. Good, thank you. Good, thank good, you. Good. Okay. How are you, Nadia? I'm fine. Oh, really I'm, fine. Everything's great. You know, I'm really liking this place. Okay. Good. Good. Yeah. Good. Uh-huh. What? Hey. Oh. You're so musical, man. Okay. Ooh, would you like to do something stupid with me? We fare qualcosa di stupido con me? I would love to. Okay. Oh, Massimo, I know I stand in line until you think you have the time, baby. And if you go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Ooh, oh, baby. I like your voice, Nadia. I love your voice. Thank you. That's it. I know I stand in line until you think you have the time to spend the evening with me.
go someplace to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. But then I go and spoil it all by saying something stupid like, I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening is late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, I know the night's so blue. But then I go and spot it all by saying something stupid like, I love you. I'm gonna dance for you. Why your perfume fills my head, the stars get red, I know the night's so blue. But then I go and spot it all by saying something stupid like, I love you, I love you, I love you, you love me. Yes, I do. Nadia Straccia. Grazie, grazie, grazie. Allora, presentacela veramente, dai Nadia, perché veramente l'ospite internazionale, ma del tuo tour. Sì, 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 ho fatto il tour con l'ospite internazionale, stiamo diventando tutti un po' internazionali così. Milly, è stato bellissimo essere qui con te. E ma mica te ne puoi andare? Perché io me ne dici questa cosa? Non me ne devo andare? Va bene. Nadia, sei meravigliosa. Grazie. Nadia Straccia, grazie. E Massimo Arrivederci, Lopez. Arrivederci, grazie. Grazie. Allora invece adesso veramente siamo arrivati al momento clou della serata, perché è il momento della proclamazione del premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2007. Allora vorrei sul palcoscenico il presidente del premio, Biagio Agnes. Buonasera. Buonasera presidente, buonasera, prego. So che lei vuole innanzitutto rivolgere un ringraziamento al Presidente della Repubblica. Eh sì, voglio ringraziare con tutto il cuore, anche a nome degli altri colleghi del Premio Ischia, il Presidente della Repubblica per il magnifico messaggio che ci ha inviato. Le sue parole sono un impegno e una lezione. È vero. Allora, intanto io vorrei sapere, altro per chiarezza, la devo chiamare Presidente, la devo chiamare Cavaliere, come la devo chiamare? Non mettiamo limiti alla... Nell'uno o nell'altro? Ci può essere ancora qualche altra cosa. Qualche altra cosa ancora? Quello è quello che penso io, lo vogliamo... Cioè, presidente, cavaliere, cavaliere, presidente, presidente dei cavalieri magari del lavoro? Così dicono. Ah sì, così dicono. Allora questa è la notizia, che siamo in corsa in pratica. È probabile. E l'altro concorrente chi è? Ah, questi sono problemi dell'altro. Ah, va bene, allora non ci importa. Va bene, sono problemi dell'altro. Allora, acclarato questo fatto, che lo posso chiamare indipendentemente presidente cavaliere e cavaliere presidente. Allora, torniamo invece al nostro premiato, a un momento solenne e serio, perché è un personaggio... No, 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 per carità, presidente. È un personaggio davvero straordinario della scena contemporanea del giornalismo e della narrativa. E sarà il nostro presidente a leggere la motivazione. L'amore per la sua terra lo rende fedele testimone di un conflitto lacerante. La passione per la scrittura lo trasforma in una fonte obiettiva di verità storiche. Premio internazionale Ischia di giornalismo 2007 a David Grossman. David Grossman, penna autorevole, imparziale e riflessiva del conflitto israelo-palestinese, editorialista della Repubblica, autore di numerosi romanzi, inchieste giornalistiche e autore anche di storie per ragazzi. Welcome. Ecco che il presidente Agnes, no prego, sarà il presidente a... Vabbè. Ok, già fatto, okay. In ogni caso, a consegnare questo premio
ad un uomo straordinario. Noi ricordiamo, vedi alla voce amore, 20 anni fa. Presidente, prego. Volevo chiederle questo. Nel suo ultimo libro con gli occhi del nemico, a pagina 106 si legge: da più di un secolo ormai viviamo in uno stato di conflitto. Noi cittadini di questo conflitto siamo nati nella guerra, siamo stati educati nella guerra e in un certo senso siamo stati programmati per la guerra. Le chiedo, questa guerra a chi fa comodo e perché? It's a strange thing because nobody really benefits from it, and yet, as if we are doomed, we continue with it for now something like 100 years, only because we do not remember anymore that there is an alternative. In realtà nessuno ne trae vantaggio, è come se noi fossimo destinati a questa guerra perché nessuno sembra ricordare che c'è un'alternativa. And I think this is the role of writers, of journalists, to remind the people and the peoples that there is an alternative, that we are not doomed to kill each other, that we can have totally different life, life of peace, life of security, life of prospect. We totally are not aware of this option. Ed è il ruolo dei giornalisti e degli scrittori di ricordare che non siamo destinati a questo, che noi possiamo avere una vita migliore, che ci sono veramente delle altre opzioni. Ok, io invece vorrei chiedergli una cosa, perché nella sua storia personale, noi abbiamo parlato dei suoi successi, non abbiamo parlato nel presentarlo di un fatto personale che lo ha colpito l'anno scorso. È una delle pagine più incredibili che abbia letto di David Grossman. Fa parte del discorso funebre che lui ha pronunciato l'estate scorsa al funerale di suo figlio Uri. Il figlio era al fronte, come tutti i giovani israeliani, e venne ucciso. E sicuramente non è facile vivere un momento di questo genere. Penso che non sia facile dire ciò e scrivere ciò che lui ha detto, che in fondo, alla fine, la sua vita, come la vita della sua famiglia, non era finita. E gli voglio proprio chiedere come ha fatto, dove ha trovato la forza di continuare ad andare avanti e di scrivere una frase di questo genere. Well, it's very difficult for me to talk about that. It's less than a year. I will just say very simply, I don't think we, our family or myself have the luxury of despair. There is so much to be done, so much to be changed. So much to be done in order that other young people will not lose their life. I think this is the way where we derive our power from. Avete capito quello che ho detto? È passato solo un anno e ancora non è un argomento che si possa affrontare con serenità, ma nessuno di loro può permettersi il lusso della disperazione perché c'è così tanto da fare. Penso che questo valga per tutte le famiglie di Israele, no? Che passano, e per tutte le famiglie, ecco, di quella zona così ancora tormentata dalla guerra. Io vorrei veramente ringraziarle e congratularmi per il suo straordinario lavoro. Thank you very much. E ringraziare anche il presidente Agnes. E devo dire che la sua proclamazione ha premiato per questa categoria, è stata, vero presidente, non solo all'unanimità, ma con un applauso che è scaturito spontaneo da tutti quanti. Allora, io vorrei lasciarvi insieme con Massimo, intanto con una piccola pillola di saggezza che l'ho trovata in un libretto scritto da Eddie Monetti, che è stato insieme con noi stasera per altri motivi, ma che dice: la parola verità era un assioma, sta diventando sempre di più un punto di vista. Credo che sia una piccola pillola di saggezza su cui meditare di questi tempi. Ecco, con Massimo ci ritroveremo, io spero, prestissimo in altre circostanze, ma io vi lascio invece, prima di augurarvi una meravigliosa estate e naturalmente di augurarci di rivederci per l'edizione dell'anno prossimo, la 29esima edizione del Premio Ischia, vi lascio con una grande rivelazione di Sanremo, un terzo posto a Sanremo con una voce sorprendente, una voce da opera, una voce lirica, bravo, sì, veramente straordinaria, che è quella di Piero Mazzocchetti, Il bene che mi fai. E con questo
e con le note di Piero Mazzocchetti, buonanotte. Buonanotte a tutti. Sarebbe soltanto il posto sperduto e un po' spettrale, dove ci si sente più soli e si ha più bisogno di scappare. E sempre si va controvento, a volte addirittura contro voglia, e quello che di solito si tocca all'improvviso si trasforma in noia. Ah, se tu non ci fossi, altro che fiori e pesciolini rossi, per credere di nuovo all'esistenza dell'entusiasmo e dell'innocenza, mi basta la tua sola presenza. Se tu sapessi, se tu sapessi il bene che mi fai, che mi accarezza l'anima e non mi lascia mai. Se tu sapessi, se tu sapessi il bene che mi fai, allora forse mi ameresti come non mi hai amato mai. A volte mi sento così triste che tutto poi mi sembra sia veleno. L'aria, le macchine, la gente, perfino ogni più piccolo pensiero. Ah, se tu non ci fossi, altro che fiori e pesciolini rossi, adesso so qual è la provenienza di questa gioia come di innocenza, e ancora la tua sola presenza. Se tu sapessi, se tu sapessi il bene che mi fai, che mi accarezza l'anima e non mi basta mai. Se tu sapessi, se tu sapessi il bene che mi fai, allora forse mi ameresti come non mi hai amato e mai. Se tu sapessi il bene che mi fai, allora forse mi ameresti come non mi hai amato mai.